Buongiorno, oggi 21 gennaio 2021, seduta del Consiglio della terza circoscrizione del Comune di Palermo, registrata nel sito web Master e visibile nel sito istituzionale del Comune di Palermo. Prego, dottoressa Calderone, posso predisporre l'appello? Allora, procediamo all'appello nominale della seduta del Consiglio della terza circoscrizione del 21 gennaio 2021, ore 9:26. Sant'Angelo. Presente. Gulemi. Presente. Adelfio. Adelfio non c'è? Non c'è Adelfio, Non c'è. Bruschetta. presente. Ilardi. Momentaneamente Prester. Quartararo. Rappa. Credo che non ci sia neppure. Momentaneamente non c'è. Tarantino. Presente. E Terranova. Presente. Sono presenti 7 consiglieri su 10. Il numero legale c'è. Il Presidente può procedere alla nomina degli scrutatori. Naturalmente prestiamo il consenso ad utilizzare la nostra immagine ai sensi della normativa vigente in materia. Sì, grazie, dottoressa Calderone. Gli scrutatori, consigliere Terranova. Sì? Consigliere Quartararo e Prester. Ok. Va bene. Possiamo procedere all'altro. Se non ci sono comunicazioni a parte i consiglieri, Sì, ci possiamo sono procedere. due comunicazioni. Un Prego. attimo solo che si apre la pagina. E vi è una comunicazione da parte del consigliere Adelfio. È Però non è collegato? assente in questo momento, no, no. E poi vi è una comunicazione da parte del consigliere Bruschetta. Ritiro ingombranti via Placido 18 di fronte Scuola Longi, quartiere Oreto. Il sottoscritto Bruschetta Saverio, consigliere della terza circoscrizione, chiede agli uffici RAP S.p.A. il ritiro di ingombranti in via Placido 18 di fronte alla Scuola Longi. Perfetto, perfetto. Poi non ho altre comunicazioni. Se non ci sono altre comunicazioni, possiamo procedere con la lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione. Presidente, mi scusi, Sì, prego, un'informazione. prego. Ma per caso è arrivata qualche risposta da parte di l'assessore Petralia? No. Sì, l'abbiamo detto in consiglio. Ah, l'invito. L'invito. Sì, giorno 26 mi pare, giusto? Sì. Ah, no, io non Perfetto. c'ero, dottoressa, Sì, perfetto. giorno 26, no? No, credevo facesse riferimento ad altre situazioni. No, sì, ha dato Ah, il risposta 26. e sarà presente il 26 in consiglio, sì. Giusto, Ah, il 26 ci sarà l'assessore, grazie. Forse è stato. dottoressa Calderone, mi corregga se Come? sbaglio. Giusto, dico, Come? il 26, Il giusto? 26, sì, il Perfetto, 26 perfetto. alle 9:30. Ha fatto le mail, naturalmente gli si deve mandare il link. Perfetto, perfetto. Grazie. Glielo mandiamo qualche giorno Prego. prima, qualche giorno Sì. prima. Va bene. Possiamo procedere alla lettura del verbale? Allora, il verbale è quello del 19 gennaio. Sì, perfetto. Prego. L'anno 2021, il giorno 19 del mese di gennaio alle ore 9, si è riunito il Consiglio della terza circoscrizione con modalità telematiche mediante collegamento a distanza, ai sensi dell'articolo 73,1 del decreto legge numero 18, il 17/3/2020, e ai sensi delle circolari 8, 10 e 11 dell'assessorato delle autonomie locali in Regione Siciliana, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020, al Presidente del Consiglio Comunale di Palermo, e con avviso di convocazione protocollo numero 204-24 del 16 gennaio 2021, per procedere alla trattazione degli argomenti all'ODG. Presiede la seduta il Presidente Sant'Angelo. Partecipa in qualità di segretario il funzionario Maria Calderone e redige il verbale alla signora Salvi, che il Presidente alle 9:28 apre la seduta e procede all'appello. Risultano pertanto presenti i signori consiglieri Adelfio, Gulemi, Prester, Quartararo, Rappa, Sant'Angelo, Tarantino e Terranova. Risultano presenti 9 consiglieri. Verificata la presenza del quorum strutturale per la validità della seduta, il Presidente pone in votazione il collegio degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Adelfio, Bruschetta e Rappa,
la nomina dei suddetti è approvata all'unanimità dei presenti. Non essendoci comunicazione, si passa al secondo punto, all'ODG, ovvero approvazione verbale relativa alla seduta precedente con la lettura del verbale relativo al giorno 14-2021, approvata alle 9.36 per appello nominale, il cui esito è il seguente: presenti 9, votanti 9, favorevoli 9. Quindi ottiene la parola il consigliere Quartararo, che informa il consiglio di essere stato contattato dal presidente del consiglio d'istituto della scuola Mare Dolce, che gli comunicava che è iniziata una protesta da parte del che non vogliono mandare i figli a scuola allarmati dall'alto tasso di positività dei contagi. In assenza di un provvedimento che disciplina la chiusura delle scuole, queste assenze devono essere giustificate. Con il decreto della zona rossa si poteva pensare ad una chiusura delle scuole, sicuramente preferibile alla didattica in presenza, in quanto fa instaurare rapporti interpersonali e mantiene vivo il contatto insegnante-alunno. Occorre però uno sforzo sulle restrizioni da adottare per contenere la pandemia. La chiusura delle scuole durante la zona rossa poteva essere una soluzione. Adesso c'è anche l'ordinanza del sindaco che impedisce lo stazionamento dei genitori davanti alle scuole. Ma questo è impossibile. Anche per soli 5 minuti lo stazionamento avviene, pur se gli ingressi degli alunni sono contingentati. Il presidente condivide le considerazioni esposte dal collega Quartararo e aggiunge che la settimana scorsa è stato contattato dal presidente della scuola Cesaro, che gli comunicava le preoccupazioni dei genitori che temevano la ripresa delle lezioni in presenza. A suo parere, considerato il bilancio dei nuovi casi e l'alto numero dei contagi, la scuola doveva restare chiusa. Uno slittamento di 15 giorni non poteva inficiare un anno scolastico. Ha ritenuto opportuno non presenziare all'incontro perché i cittadini devono dire il consiglio non ha alcun potere decisionale. Sarebbe stato opportuno che i presidi avessero incontrato il sindaco per chiedere la chiusura delle scuole. La parola del consigliere Bruschetta, che afferma che, considerata la situazione della pandemia, la scuola andava chiusa. Anche il presidente della regione avrebbero potuto farlo mettendo un'ordinanza, ma non c'è stata la volontà. Alle 9.45 entra in collegamento al consigliere Larti, risultano presenti 10 consiglieri. Alle 9.50 esce la consigliera Grappa, sostituita nelle funzioni di scrutatore dal consigliere Quartararo. Risultano presenti 9 consiglieri. Chiede ed ottiene la parola il consigliere Bruschetta, che in riferimento alla nota inviata dalla Grappa con cui si informava il consiglio che si dava avvio al quinto step della raccolta che coinvolgerà il quartiere Oreto Stazione, il documento è venuto a conoscenza che il progetto riguarda solo il quartiere 7 Cannoli. Il presidente dichiara che auspica che l'avvio della raccolta differenziata nella terza circoscrizione venga ampiamente divulgato, altrimenti si avranno scarsi risultati. Al terzo punto all'ODG, ovvero interpellanze e pareri, con il parere avente il progetto modifica articolo 7, 14, 15, 22, 29, 35, 36, 37, 38, 42 del regolamento taxi con autovetture, modifica articolo 7, 19, 20, 23, 29, 35, 36, 37, 38 del regolamento autorizzazione di nuovo CC con autovettura proveniente dal servizio SUAP, protocollo numero 145, 43, 63 del 14-12-2020. Il consigliere Terranova prosegue la lettura del parere iniziato nella seduta del 18 gennaio 2021 fino all'articolo 19. Esauriti gli argomenti alle ore 10.21, il presidente chiude la seduta. Allora, presidente. Perfetto, possiamo porre i voti sempre per appello nominale. Per appello nominale. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, procedo all'approvazione. Buongiorno. Del verbale del 19 gennaio 2021. Sì. Sant'Angelo. Approvo. Ulemi. Favorevole. Adesso c'è? No. Sì, presente, dottoressa. È entrato. Sì. Adesso. Favorevole. Bruschetta. Provo. Lardi. Favorevole. Rester. Favorevole. Quartararo. Favorevole. Rappa. Favorevole. Tarantino. Favorevole. E Terranova. Favorevole.
Allora, siete tutti presenti. Il verbale è approvato con 10 voti favorevoli. Perfetto. Benissimo. Dottoressa, c'era la ricchezza di Adelfio, la voleva leggere? Sì, visto che c'era una comunicazione, leggiamo. Che fa, la leggiamo? Sì, leggiamola, dai. Sì. Non ho ancora la ricezione, sì, l'ho inviata ieri sera. Installazione specchio parabolico in via Villa Grazia davanti civico 373/C. Il sottoscritto Giovanni Adelfio, consigliere della terza, chiede a codesta presidenza di inoltrare tale richiesta all'assessorato al traffico al fine di installare nuovamente lo specchio parabolico mancante, in quanto di fronte al civico 373/C vi è l'uscita mezzi della caserma del corpo forestale che manifesta notevoli disagi nelle manovre d'uscita di mezzi. Va bene, io invece volevo dare comunicazione su un invito che ho ricevuto ieri pomeriggio su un incontro con l'assessore Marano e diversi presidi delle scuole di Palermo per approvare un, come dire, prendere delle misure anti stazionamento davanti alle scuole, anti assembramento davanti alle scuole. Io è chiaro, per come mi ero espresso la scorsa volta quando abbiamo affrontato questo argomento, chiederò e proporrò la chiusura delle scuole momentanee fino a quando non saremo in zona rossa, perché è evidente che secondo me no, è impensabile che si possa non prevedere l'antiassembramento davanti alle scuole. Cioè non si può, anche perché la maggior parte delle scuole ha un, come dire, un accesso all'ingresso delle scuole piuttosto, molto stretto, molto ristretto, quindi con scarsa possibilità di avvicinarsi alle scuole con le macchine. Quindi il fatto dell'accompagnare i ragazzini, la mamma, il papà, i genitori davanti all'ingresso della scuola è inevitabile l'assembramento. Quindi vi volevo comunicare questo, che abbiamo questo incontro alle 11:30. Se ci sono proposte e diverse, dico, parliamone in maniera tale che li porto a conoscenza, li possiamo proporre all'interno di questa interlocuzione di oggi. Presidente. Sì, prego. No, sono come è stato naturalmente anche detto l'ultima, infatti nel verbale che abbiamo approvato, dico, penso che dico sia chiaro il mio pensiero, dico, è della stessa lunghezza d'onda di quanto dice lei. Dico, io ogni mattina, dico, mi reco a scuola, è impossibile realmente il distanziamento si può in un certo senso attuare, però lo stazionamento è pressoché impossibile, perché nel caso mio stamattina io sono arrivato e ancora l'insegnante non era pronta, perché ci sono i vari, anche gli spostamenti di 5 minuti da classe a classe, uno magari arriva un poco prima, arriva 2 minuti dopo, quindi aspetta l'insegnante di classe che deve ancora uscire per prendere i bambini, e giustamente già ci sono i bambini con i genitori pronti per entrare, parliamo di 12-15 bambini più i genitori, parliamo per ogni classe almeno di 30-40 persone, quindi è impossibile poter sincronizzare gli orologi 30 persone insieme all'insegnante e poter essere lì al minuto esatto spaccato, catapultare i bambini dentro e scappare. Quindi c'è sempre quei 5 minuti, 3 minuti di stazionamento davanti alla scuola. Quindi, come dice lei, era più logico fare coincidere la riapertura delle scuole dal 1 febbraio, quindi non appena terminava dopo, non appena finiva la zona rossa. E giustamente alcuni genitori
mi dicono, dice, scusa, io ho un'attività commerciale, all'interno dell'attività commerciale avevo adottato tutte le misure di distanziamento, quindi distanziamento dei tavoli, igienizzazione e quant'altro, e però mi chiudi perché non ci sono le condizioni di poter andare. Però nella mia stessa famiglia, e io lo faccio per lavoro, per sostentamento della famiglia, nella stessa famiglia io devo uscire per mandare i miei bambini a scuola. Dico, è un po' un controsenso. Dico, indubbiamente, Presidente, lo sottolineiamo, la didattica in presenza, dico, non c'è paragone con la didattica a distanza, sia per il fatto delle... interagire a livello sociale i bambini stesso, dico, non c'è paragone, ma 15 giorni non avrebbero, come dice, ha detto giustamente lei, intaccato un anno scolastico. Infatti ok, grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Sì, presidente. Sì, prego consigliere Bruschetto. Niente, anch'io con gran dolore diciamo sono d'accordo quanto espresso dal consigliere Quattararo, perché chiaramente, come abbiamo detto, la didattica di presenza è tutta un'altra cosa, e questi bambini, specialmente piccoli, hanno bisogno all'inizio di essere seguiti, perché ne parlo con cognizione di causa, perché chiaramente mia moglie è insegnante di scuola elementare, quindi capisce bene che fatica quando c'è stato il periodo essere collegati con i computer, poterli fare tenere tutti attenti, e quindi il problema subentra. Chiaramente però siamo di fronte a una situazione in cui in Sicilia abbiamo 1500-1600 casi al giorno che si scoprono e non sappiamo quanti sono gli altri. Quindi sono consapevole che appunto al momento, fino a quantomeno al 31 gennaio bisognava stare chiuso, quantomeno le scuole primarie, perché la situazione, diciamo, è grave, grave, come diceva il collega Quattararo, quartieri dove, diciamo, la pandemia ormai, diciamo, si è stesa. Quindi è il momento veramente di fare questa decisione, prenderla, ma non a cuor leggero, ma purtroppo deve essere adottata. Grazie Presidente, io ho finito. Sì, grazie consigliere Bruschetta. Se non ci sono altri interventi, dottoressa Calderone, e mi può gentilmente predisporre? Sì, chi ha parlato? Pronto? Sì, qua siamo. Sì, dottoressa Calderone, dico, può predisporre la mia uscita gentilmente. Va bene, allora alle 9:44 c'è il presidente. Grazie, grazie, buona giornata consigliere, arrivederci. Buongiorno presidente. Buona giornata. Terranova esce pure. Babbo, proseguiamo con i lavori. C'è un elenco di mozioni appena maggio. Sì, ci sono, c'era anche il parere. Ah, va bene, meglio le mozioni. Allora, devo andare a vedere quelle che ci sono. E allora... c'era sempre la prima, che era quella dei mercatini di prestito, poi c'era quella di istituzione a senso unico di marcia del mio amico Geraci, di Tarantino. In ordine poi c'era quella di Lardi, che dovevate fare un sopralluogo, non so cosa dovevate fare, quella di via Lattanza, Angelo Lattanza, e poi c'è disponibile su questo aspettiamo risposta per quanto riguarda se la via è privata o privata ad uso pubblico e comunale. Aspettiamo risposte perché ancora gli uffici non c'è personale. Allora, subito dopo abbiamo quella di Quartararo, che dà come oggetto
installazione pali di illuminazione pubblica dismessi in via Oreto nel tratto compreso tra via della Concordia e via Sacchieri. Ma di chi è? Di Quartararo. Marciapiede antistante ufficio postale di via Oreto numero 4. Facciamo questa. Aspetta che la prendo, perché la devo prendere. 138. Non lo so, la giro anche a Quartararo nel frattempo, così lui la vuole visionare. La giro anche a te. Sì, va, ok. Sto mandando su WhatsApp. Allora qua. Va bene, aspetta, ora piano piano la va girando a te. Allora, questa di Quartararo ti è arrivata, Quartararo? Sì, è arrivata. Allora, questa stessa la giro ad Andrea. Ah. Per me dico possiamo darne lettura. Sì, diamone lettura. Allora. La mozione è stata acquisita con protocollo 4 dicembre 2020, con protocollo 138-93-88, a firma del consigliere Quartararo. L'oggetto, installazione pali, illuminazione pubblica dismessi in via Oreto, nel tratto compreso tra via della Concordia e via Sacchieri, marciapiede antistante, ufficio postale di via Oreto numero 406. Allora, premesso che l'azienda AMG, in seguito alle verifiche tecniche che riguardano il controllo della stabilità dei pali dell'illuminazione pubblica, già da oltre 2 anni ha proceduto alla dismissione dei pali presenti nel tratto indicato in oggetto. Considerato che l'ampia zona interessata versa in totale oscurità, disagio ancora di più amplificato durante il periodo dell'ora solare. Inoltre l'area risulta assiduamente frequentata da un gran numero di cittadini, vista la presenza dell'ufficio postale. Preso atto che appare chiaro che non sussistono le condizioni di sicurezza in realizzazione alla sensibilità del sito, basti pensare ad un'operazione di prelievo presso lo sportello esterno postamato nelle ore serali e notturne, o anche semplicemente il rischio di prelievo presso lo sportello è anche il rischio per la propria incolumità di chi transita per la strada al buio. Si ritiene che l'attuazione di quanto richiesto in oggetto porrebbe fine ad una condizione di serio disagio e potenziale pericolo per la collettività. Pertanto si invita il Consiglio circoscrizionale ad impegnare gli organi competenti dell'amministrazione centrale, uffici, servizi pubblici a rete e pubblica utilità, al fine di realizzare quanto citato in oggetto, onde rendere un utile servizio alla cittadinanza. Va bene, ho letto. Grazie. Allora, consigliere Quartararo, al di là di quello sì, che è ben illustrata nella mozione presentata, scritta, se può ulteriormente delucidare questa sua proposta. Sì, Presidente, il problema riguarda, già insiste da parecchio tempo, perché se ricordate circa 2 anni fa
l'AMG ha provveduto a una sorta di verifica della stabilità dei pali presenti nella nostra circoscrizione e ha dismesso tantissimi pali nella zona tra via della Concordia, via della Conciliazione e anche traverse di Violeto Nuova. Ricordo anche le battaglie del collega Bruschetta perché hanno dismesso alcuni pali anche in via Sacheli e nelle zone proprio dove lui abita. Quindi il problema reale qui riguarda anche il fatto che abbiamo un sito sensibile, perché sono stati dismessi all'epoca i 3-4 pali, non ricordo bene, dico dai buchi che si vedono che sono stati coperti dovrebbero essere 3 pali, proprio davanti l'ufficio postale di Violeto Nuova. Conoscete benissimo il sito in questione. Gli altri pali presenti sono posizionati nella carreggiata opposta, per così dire nella parallela, davanti per la pizzeria, quindi i pali presenti non riescono a illuminare questa ampia zona, perché come sapete lì Violeto c'è un grande slargo e la parte davanti l'ufficio postale è pressoché in totale oscurità. Naturalmente il problema si pone soprattutto durante l'ora solare che abbiamo attualmente, quindi durante il periodo invernale, perché considerate naturalmente che già dalle 5 in poi è buio. L'ufficio postale di Violeto Nuova chiude alle 7 di sera, alle 19, e quindi lì in totale oscurità abbiamo persone che fanno prelievi, fanno operazioni all'ufficio postale. Quindi oltre naturalmente a un problema di sicurezza anche per chi fa un'operazione al postamat in orari serali e notturni, c'è anche un problema legato alla pubblica incolumità, perché se c'è una buca, una griglia, un qualcosa, naturalmente i cittadini sono soggetti anche a problemi legati oltre alla sicurezza dal punto di vista del rischio rapine e quant'altro, anche dal punto di vista naturalmente di quello che non che ne consegue riguardo la pedonabilità da questo punto di vista. Quindi Presidente, io reputo che la mozione ponga in evidenza... Secondo, dobbiamo sostituire Terranova col consigliere Prester come scrutatore. No, già Prester c'era. Già Prester c'era, allora Tarantino. Ok. Penso che la mozione vada a evidenziare un problema grave, sicuramente vanno affrontate con gli uffici competenti i provvedimenti per rimediare a questa situazione, Presidente, che mi è stata anche sollecitata dal personale dell'ufficio postale stesso, Presidente. Quindi con la delibera che ci accingiamo a fare, spero che i colleghi possano valutarla positivamente, dobbiamo pressare gli uffici di dovere competenti per porre subito in essere soluzioni concrete per eliminare questo disagio, Presidente. Sì, grazie consigliere, sono d'accordo con te su questa proposta. Allora, c'è qualche collega che vuole dire? Sì, Presidente. Prego, consigliere. Sì, non posso più che essere favorevole per questa mozione presentata dal collega Quartararo, perché quando si tratta di incolumità pubblica e di sicurezza non si può fare altro che votare una mozione simile favorevolmente. Quindi sono favorevole alla mozione e all'attenzione del collega Quartararo. Posso, Presidente? Prego. Sì, intanto ringrazio il collega Quartararo per la mozione, perché sono in sintonia appunto con quanto ha voluto evidenziare il problema grave, e sottolineo grave, che tuttora persiste, diciamo, non tanto in quella via, ma proprio parliamo appunto nella zona che ha sottolineato bene il consigliere Quartararo, l'ufficio postale. Conosco bene il posto e sono stato diversi giorni
alcune volte proprio a fare delle operazioni tra ottobre e novembre, e la sera. E vi dico, la problematica sicurezza esiste ed è grave. Esiste perché, per un problema chiaramente, intanto perché, come sappiamo, le persone sono costrette ad entrare a turni, perché sappiamo che il Covid con il numero, quindi e quindi devono rimanere fuori. Rimanere fuori significa stare fuori all'aperto, anche quando ci può essere, diciamo, tempo brutto, freddo, non solo, acqua, e quindi intanto non possono ripararsi, non hanno modo di potersi riparare. Quindi abbiamo anche persone, chiaramente, magari persone anziane, che sono costrette appunto a stare fuori. Il problema dell'illuminazione è gravissimo, ripeto, perché non è possibile che appunto persone che devono fare delle operazioni alla posta, i vecchietti che vanno a ritirare molti la pensione, sono costretti chiaramente alle 5, alle 6, che già è buio, a dover affrontare questo pericolo. Quindi l'amministrazione al più presto deve mettere, diciamo, questi benedetti pali, ma li deve mettere rafforzati. E a mio parere, questo, diciamo, a parte, dovremmo anche fare una lettera all'ufficio postale, perché c'è un piccolo faretto per quanto riguarda nel muro perimetrale, per quanto riguarda le telecamere, però potrebbe benissimo anche loro mettere proprio sul muro un faro, proprio in questo periodo in cui le persone sono fuori, ripeto, stanno fuori al freddo, o anche dei gazebo, appunto. Questo sarà un argomento che ne possiamo trattare, ripeto, al di là della mozione, perché è un qualcosa che potrebbe interessare, diciamo, e quindi appunto, diciamo, comunicarle all'amministrazione, richiedere appunto affinché appunto venga messo un faretto, è importante, perché è anche dei gazebo, affinché le persone possano stare in sicurezza. Penso che questo non è normale, una fila di 50 volte 60 persone stare fuori. Sappiamo benissimo che è un problema grave, ma io penso che anche dal punto di vista, diciamo, non solo della sicurezza, ma se è normale un ufficio pubblico che non abbia le condizioni minime affinché le persone, pur stando fuori, abbiano un minimo di sicurezza e di comodità. Io penso che questo si potrebbe affrontare, Presidente, ripeto, al di là della mozione. Ho finito, grazie. Grazie, collega Bruschetta. Sul faretto, qua, l'amministrazione, anche il sindaco stesso, si potrebbe impegnare attraverso le fondi suoi personali, proprio perché stiamo rappresentando un problema, diciamo, di sicurezza in un contesto dove c'è il movimento di soldi, e quindi soprattutto la sera c'è il pericolo per chi va a fare movimenti di rischiare di essere Presidente, ecco. Nella nostra zona del territorio è l'unico sportello che fa orari anche fino alle 19:15, fino alle 7:15, capisce benissimo. Quindi non solo, in altre posto, dico in questa, noi stiamo rappresentando attraverso la proposta del consigliere Quartararo un problema soprattutto di sicurezza, oltre che chiaramente di decoro. Quindi dicevo, il sindaco si potrebbe fare carico attraverso i suoi fondi privati, appunto di installare, perlomeno in attesa che si capisca qual è il problema, che non intervengono a sistemare in modo definitivo l'impianto, appunto la collocazione di un proiettore che illumini la zona, diciamo, di ingresso delle poste. Potremmo anche girarci questa proposta al sindaco, vediamo che tipo di valutazione può fare. Ci sono altri interventi? Sì, Presidente, se posso. Prego, consigliere.
Niente, abbiamo ora appunto illustrato la mozione del collega, abbiamo parlato un po' delle varie problematiche evidenti e che si verificano ogni giorno, le difficoltà, i pericoli che sono soggetti ai cittadini. Io non capisco, o almeno vorrei che in questo caso la AMG o gli uffici competenti mettessero un po' in, diciamo, regolassero meglio questo tipo di attività, in quanto non ci sono delle tempistiche stabilite, da quello che posso capire io, che sono trascorsi, diceva il collega, 2 anni. Quando avvengono appunto queste operazioni di rimozione, per, naturalmente per instabilità e sicurezza, secondo me occorrerebbe mettere dei tempi tecnici di diciamo reintegro stabiliti, perché non può essere che un'area, come in questo caso vicino a una posta servita e cose varie, venga lasciata al buio per parecchio tempo. Pertanto credo che sia giusto appunto cercare di regolamentare questo tipo di attività che vengono svolte nel nostro territorio e che spesso, diciamo, ci costringono a più volte a sollecitare tali operazioni, perché trascorre troppo tempo dalla rimozione alla reinstallazione dei pali. Quindi sarò favorevole alla mozione, ma nello stesso tempo spero che venga affrontata anche questa problematica e che appunto venga attenzionato la tempistica di questo, di queste operazioni. Grazie, Presidente. È vero, passa troppo tempo, li tolgono per magari per un problema di sicurezza e poi passa troppo tempo. Sì, Presidente, il problema reale è che AMG è responsabile del funzionamento della sicurezza, quindi quando loro trovano dei pali che secondo loro giustamente non sarà una cosa uscita dal cappello, ma farà seguito a delle verifiche riguardo lo spessore del materiale alla base del palo, quando loro non ritengono che il palo abbia condizioni di stabilità e di sicurezza, naturalmente per togliersi, in quanto l'azienda è proprietaria dell'impianto e responsabile della sicurezza, toglie il palo. Per la reimmissione non dipende più dall'AMG, ma dipende dai fondi, in quanto sono lavori di manutenzione straordinaria, quindi riguarda l'ufficio opere pubbliche, pubblico utilità a rete di Via Ausonia, per così dire, che naturalmente va ad installare tot pali in seguito a reintegro di fondi da parte dell'amministrazione. Quindi il problema reale è una cosiddetta mancanza di operatività della macchina comunale tra partecipata, ufficio e naturalmente reperire i fondi. Questo è magari in uno dei passaggi di ingranaggio si inceppa e penso che quello fondamentale sia recuperare i fondi, ma giustamente la sicurezza viene prima di tutto, Presidente, quindi deliberata la mozione mi recherò personalmente presso gli uffici di Rosona per verificare e fare pressioni affinché questa situazione si possa sistemare, Presidente. Grazie, collega Quartararo. Ci sono altri interventi? No, Presidente, io volevo aggiungere, ma per quanto riguarda l'ufficio postale, ma il dirigente che praticamente quando poi chiude l'ufficio postale, che esce nelle ore serali, che già diciamo alle 19 già fa buio fittissimo, ma non si rende conto anche lui stesso a fare anche una richiesta? Ma infatti l'ha segnalato al consigliere. Ha scritto il dirigente, il direttore dell'ufficio postale ha scritto al comune, ha sollecitato e poi anche i dipendenti mi hanno sottoposto la situazione, colleghe Lardi. Quindi dico, ha fatto quello che è nelle sue competenze. Certo, naturalmente certo. Lui non fa parte dell'amministrazione, quindi non ha canali preferenziali, deve adottare i canali istituzionali. Lui ha scritto e ha sollecitato e ha evidenziato il problema e ancora questo problema sussiste. Questa è la,
questa è l'amministrazione che abbiamo. Va bene, ci sono altri interventi, giusto? Dottoressa Calderone. Pronta. Allora, poniamo in votazione. Sì, allora poniamo in votazione l'approvazione della mozione. Se Mazza rilegge l'oggetto. E allora, installazione all'illuminazione pubblica dismessa in via Veneto nel tratto compreso tra via della Concordia e via Schieri, marciapiede antistante ufficio postale di via Veneto 406. Allora, procediamo alla votazione per appello nominale. Angelo non c'è, Gulemi. Favorevole. Adelfio. Favorevole. Bruschetta. Approvo. Ilardi. Favorevole. Prester. Favorevole. Quartararo. Favorevole. Rappa. Favorevole. Tarantino. Favorevole. E Terranova mi pare che è uscito. Sì. Sì. Allora la mozione è approvata con 8 voti favorevoli. Va bene, alle ore 10:08, quant'è? Presidente, se prima di chiudere volevo fare una comunicazione. Prego, prego. Sì, grazie presidente. Allora presidente, come di solito noi veniamo sempre a conoscenza dopo che l'amministrazione, visto sulla nostra circoscrizione in via Casale Settimo, praticamente hanno installato nell'immediatezza ieri mattina un divieto di sosta a ambo i lati nella pieno oggetto che ho detto poco fa, in via Casale Settimo. E ci sono i cittadini, non so se chi l'ha presentata, ma sicuramente ci sarà stata una raccolta firme. Praticamente sono i cittadini della via al Casale Settimo, nel tratto da chi conosce bene la via dove sono le suore, praticamente sono i cittadini che si lamentano per questa spiacevole situazione di divieto di sosta ambo i lati. Ora naturalmente il consigliere più vicino sono io e sono stato preso di mira pure io dai cittadini, come mai hanno messo questo divieto di sosta senza avvisare nel consiglio di circoscrizione e naturalmente nessuno. Non lo so, si trovano in questa situazione dove parcheggiare le vetture, perché chi abita praticamente lì, anche persone anziane, non sanno dove mettere le auto, perché la carreggiata non è che così piccola, la carreggiata è abbastanza, diciamo, si potrebbe parcheggiare. Ora c'è questa situazione proprio sgradevole dei cittadini che lamentano questo divieto di sosta. Infatti mentre ero in consiglio in questo momento è venuto un cittadino e non ho potuto dare retta perché gli ho detto che ero in consiglio. Quindi, hanno messo il divieto ieri mattina. Ambo i lati. Sì, presidente, ambo i lati. Ci sono i cittadini. Via al Casale Settimo. Via al Casale Settimo, sì. È possibile dalla scuola, però bisogna guardi collega Quartararo, questo non glielo so dire, so solamente che le persone sono venute qui nella mia attività commerciale a lamentarsi perché ora dicono dove dobbiamo posteggiare le vetture, però come di solito noi siamo sempre scavalcati dall'amministrazione comunale, né un'email né un detto né un nulla. Ora siamo presi di mira noi consiglieri, dice qualcuno di voi l'ha presentato, gli ho detto sicuramente è stata una raccolta firme di un cittadino che praticamente abita in questa via. No, raccolta firme, dico, l'avrebbero saputo quelli. Ma intanto presidente la situazione si evidenzia questa... Ma è dove c'è questa chiesa? Sì, praticamente dalla via Belmonte Chiavelli, presente in croce con via Casale Settimo, sino al muro di cinta finale delle suore. E sicuramente dico, se come dice il collega Gulemi, dico, se fosse partita una raccolta firme, penso ora che andrò, i cittadini poi non si vengano a lamentare, quindi penso
io penso che magari sia partita, magari essendo che lì nella suola c'è l'istituto Santa Chiara, se non sbaglio, non ricordo bene il nome, che è una scuola. Sì, magari, ma dopo 50 anni ora se ne stanno accorgendo. Non lo so, ora questo non lo deve chiedere a me. Farò un sondaggio, andò direttamente pure nelle suore per primis. Ma qui non è stata votata una mozione per l'asfalto, o sbaglio? Sì, sì, questa è stata votata, una mozione per l'asfalto e per i marciapiedi. E non può essere che devono che fare questo tratto, che in questo tratto, che in questo tratto marciapiedi non ce n'è. In questo tratto ho chiesto solamente il ripristino del manto stradale, perché i marciapiedi sono all'interno della piazzetta Settimo, via Settimo, piazzetta Settimo. Può essere che devono fare l'asfalto. Voglio essere positivo, vogliono fare questo tipo di lavori, hanno messo il divieto per questo? No, no, ma penso che si sarebbe saputo, collega Tarantino. Anche chi l'ha messo lo avrebbe detto, è solamente momentaneo per il ripristino del manto stradale. Invece li hanno messo per tutta la via, per tutta la carreggiata, ambo i lati. E questa di qua, giusto? Ora andrò a fare delle foto, presidente, li metterò. No, dico, si vede la, ho condiviso la via, questa è... Sì. Non la vedo. Quindi, bene. Ma ambelati forse da un lato solo, controlla bene. Dico, ambelati mi pare... È a doppio senso questa strada. Presidente, guardi, mi è stato appena detto stamattina. Io ora andrò a verificare la situazione. Sì, praticamente questa di qua, sì. L'hanno messo, mi pare forse l'avranno fatto un tratto. Verifica la prima verifica. Sì, prima verifico, perché mi hanno detto i cittadini si sono venuti a lamentare dicendomi ambelati. Io ancora non ho visionato. Ora io andrò a fare un sopralluogo e mostrerò le foto. È lunga pure questa. Cerchiamo la determina eventualmente fatta la. Da chi è stata fatta? Io posso capire forse in alcuni tratti, dico che c'è, perché se ha doppio senso. Dove è finita questa strada? Scusami. Cosa, presidente? Ma no, questa piazza della Settima è grande, è lunga. Sì, è lunga. No, diciamo il tratto è un 300 metri, perché poi si separa la strada. Si separa piazzetta Settimo e l'altra continua via al Casale Settimo. Che poi c'è una specie di incrocio, di bivio. Vabbè, allora, vedi di appurare più notizie, noi nel frattempo vediamo se riusciamo a trovare la determina di questa, sì, perché se trovare la determina di questo provvedimento di chi non penso l'abbiano fatto in tutto il tratto. Vedi si, di deve capire anche, sì, si deve capire anche di chi affirma è, presidente. No, la firma è la stessa. Andrea, scusa, l'ha già specificato che soltanto nel tratto in cui c'è la scuola. Sì, e, sì. Diciamo, questo istituto che tu hai detto fino a quando solo questo tratto è compreso. Ah, questo di qua. Sì, questo qua iniziato. Vabbè, ci può stare per un semplice motivo, perché c'è una nuova disposizione che poi a giorni ve la girerò, dove in pratica dove ci sono, questo è un plesso scolastico. Esatto, queste sono le suore. E a quanto pare ci può stare, dico, per carità, però diciamo che ora c'è una disposizione a livello nazionale che è anche un istituto di anziani, di ricovero di anziani. Sì, ma non ce ne sono più, a quanto pare forse gli anziani non ci sono più, Saverio. Lo so, però c'era scritto così. Dico, possibilmente l'avrà avanzata l'istituto stesso, la Righi, quindi allora il disagio ce l'hanno questi appartamenti di qua. Esatto, questi di fronte all'istituto. Vedi capire meglio se magari sì, ora, per una fascia oraria e poi eventualmente si fanno le valutazioni del caso. Andrò a visionare di presenza, presidente. Vabbè, ok. Grazie, presidente. No, buona giornata. Okay, grazie, buona giornata. Buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti.